Buongiorno! Finalmente un altro vlog. In realtà non è passato tanto tempo dall'altro vlog che ho pubblicato. In questa settimana sono stra... non lo so, ho stra voglia di vloggare, quindi ne approfitto e vlogo anche oggi, anche se non c'è nulla di strano che accade. Però, come vedete, ero già truccata, quindi ho detto, per una volta che non sono struccata per tutto il vlog, voglio mostrarmi truccata perché mi è venuto anche particolarmente bene questo make-up, mi piace tantissimo. Non posso spoilerarvi nulla perché in realtà è un video che andrà sul canale principale, quindi presto lo vedrete, ma non posso dirvi nulla. Comunque, meno male che sono truccata perché mentre registravo il video, la Gloria mi ha scritto e mi ha detto: "Ho voglia di sushi, andiamo a pranzo a mangiare il sushi." E ovviamente non si può dire di no. Sushi, quindi ho detto assolutamente di sì. Ho finito di fare il video, adesso lo sto già mettendo sul computer così quando torno a casa poi lo edito. Però per pranzo andremo al sushi e non vedo l'ora. Quindi per fortuna ero già truccata così, anche se appunto il sushi è sempre il solito perché ormai da quando l'abbiamo provato durante Vlogmas andiamo sempre lì e ci porto anche altre mie amiche. Tipo, come avete visto, sono andata anche con la Laura e la Maddi e piace a tutti. Mancano solo i miei genitori perché stavo vedendo se mi era arrivato un messaggio, no? Comunque, mancano solo i miei genitori che ancora non l'hanno provato. Se è approvato anche da loro, significa che è davvero buonissimo perché loro sono proprio amanti del sushi. Comunque, adesso sto appunto mettendo sul computer il video che ho appena registrato. E tra l'altro, oggi per me, quindi oggi che è mercoledì 10 gennaio, oggi è uscito sul canale principale finalmente un nuovo video che è la haul dei saldi, che poi in realtà nel video spiego che non tutto era proprio in saldo, però non importa. Comunque, se siete curiose e non l'avete ancora vista, qui sotto in descrizione trovate sempre il link del canale principale, dove tra l'altro, oltre alla haul dei saldi, presto uscirà anche una haul sui libri e uscirà anche il video di questo make-up. Quindi, se non siete ancora iscritti al canale principale, iscrivetevi, ma penso di sì perché questo è il mio secondo canale, quello è il canale principale, quindi penso che siate iscritte là. E oggi sto indossando questa maglietta bellissima. In questo periodo sto amando tantissimo il bianco, mi piace proprio come mi sta. E infatti c'era l'opzione anche nera, ma io l'ho presa bianca. L'ho presa da Urban Outfitters e udite udite, era in saldo. Cioè, non ci credo nemmeno io che con i saldi sono riuscita a trovare qualcosa di davvero bello saldato. E quindi ho preso questa t-shirt qui con scritto More Love, Love More. E mi piace tantissimo, non lo devo neanche dire. Scusate se io controllo sempre il telefono, ma Gloria sta per arrivare e quindi non vorrei lasciarla fuori casa così ad aspettarmi che dobbiamo andare a mangiare il sushi. Comunque, mi ha esportato la prima parte di video, bene, quindi adesso tolgo la memorietta dal computer e metto l'altra perché i video make-up sono sempre lunghissimi da registrare perché ovviamente mi trucco da zero e quindi ci sono sempre un sacco di clip. E mentre stavo registrando mi è uscito l'avviso che non c'era più memoria nella memorietta, come si dice, nella card. Quindi ho dovuto cambiare card a metà video e sono un sacco di clip, infatti mi dovrò mettere a montarlo il prima possibile perché appunto sarà abbastanza lungo come montaggio. Adesso quindi aspetto Glorinda e non vedo l'ora del sushi. Tra l'altro voi mi state vedendo mangiare un sacco di sushi, ma non so se vi ho chiesto, se vi ho mai chiesto se a voi piace il sushi, perché io do per scontato che piaccia a tutti. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi piace il sushi quanto piace a me. Eccomi qui, sto uscendo. Spero che Giuno non pianga perché quando si va via, non importa chi, dove va, quando, come, dove, Giuno piange sempre. Speriamo non mi abbia sentita. Ah, che bella giornata! Ecco la Gloria nella sua macchina. Ah! Che bella giornata! Bellissima, c'è il sole. Ah! Ciao Glorinda! Ciao! Stai facendo veramente aspettare il principe azzurro, che Ops! se poi in macchina da sola, eh? Mi lasci qua aspettare! Ma perché non ero pronta? Stavo tipo facendo video Dai, e non via. importa. Ma ti si Quanto può costa? riprendere? Ti si può Ma riprendere? Così velocemente, è tanto gnocca oggi, solo guarda. per far vedere che è vero che sei tu. E no, perché ci sono anche delle imitazioni. Sì. Dai, va bene. Ecco la Glorinda alla guida! Ciao ragazzi. Ah,
Si va a mangiare il sushi. Ancora. Siamo arrivate. E veramente non posso smettere di ripetere che è una giornata bellissima, perché le ultime due giornate erano veramente, stavamo dicendo adesso che ha piovuto fino a ieri. Infatti per terra ancora un po' bagnato. I risvoltini perché ha piovuto, deve rompestare l'acqua. No, comunque oggi è bellissimo, veramente il sole mi mette un sacco di buon umore. Sushi e sole. Perfetto. Perdonatemi, ma avevo troppo fame, mi sono dimenticata di riprendere. Ho preso di nuovo i ravioli, ne è rimasto solo uno. Sto mangiando i dragon roll, che sono i miei preferiti. E qui c'era il sashimi, qui c'era un altro, ecco, l'ebiten. Vabbè, abbiamo mangiato già un sacco. E io ho preso gli spaghetti di soia, perché gli spaghetti di soia io li adoro, ma non li prendo mai all'all you can eat, perché ovviamente riempiono tantissimo, perché è una porzione enorme. E però ho detto, oggi a pranzo lo devo fare, quindi li ho presi. Infatti mi hanno riempita completamente. Sto cercando di finire i dragon roll, ma sono pienissimo, aiuto. Sì, sono buonissimi. Dai, prendi, prendi. Ecco. Io ogni volta devo far vedere l'ha distrutto. Ansia da prestazione. Siamo arrivate a casa. Abbiamo parcheggiato con successo, senza maestria, prendere nessun palo. Stranamente. E adesso siamo arrivati qui, ma sento una Juno che abbaia, quindi mi sa una che Juno... Una Juno selvatica. Mi sa che Juno è qui in giardino. Ciao! Ma perché? Sono online. Sei online? Sì. Poi tu ovviamente senti libera di cancellare tutte le minchiate che dico. Che ridere. Io ovviamente questo lo faccio per mostrare ai tuoi followers la vita segreta. La tua vera vita. La vita segreta. Perché ci sono due vite. La vita di Toms Cleo e la vita di Cleo Toms. In questo momento ridere. Sto creando l'anteprima del video dei Vedi? Fardi. La gente mica può saperlo. Vedi? Se no glielo dico io. Comunque, giochiamo a trivia. Giochiamo io contro internet. Vediamo se... Nei commenti scrivetevi se sapete le risposte. Vediamo, iniziamo dal primo. Allora, 50 special e qualcosa di grande sono due successi in una boy band nata nel 1999 e già sciolta nel 2002. Quale? Allora, quella di Cesare Cremonini. I Luna Pop. I Luna Pop, leggi se è giusto? Ditemi voi cosa pensate. Giusto. Dai, faccio il prossimo. Era Cesare Cremonini. Allora, cosa compone principalmente le isole che si sono formate negli oceani del mondo, individuate a partire dagli anni 2000? Cosa compone principalmente la spazzatura? No, perché ho sentito la radio l'altro giorno che c'è l'isola tipo meno inquinata al mondo, cioè meno, scusami, abitata al mondo, dove c'è soltanto radura praticamente. Hanno scoperto tipo l'anno scorso che in realtà sotto a quest'isola, sotto nei fondali, si c'erano tipo tonnellate e tonnellate e tonnellate di spazzatura che sono arrivate tramite gli scarti umani. Sì, e quindi è l'isola più inquinata al mondo. Ma cosa compone? Detriti. Cosa che dice? Sono tipo delle isolette. Non lo so, cosa compone? In che senso cosa compone? Prova a leggere, dammi un indizio. Avevi ragione inizialmente. Cos'è? Plastica. Plastica. Bello, ragazzi. In alcune zone la spazzatura riversata. Ma ragazzi, ma io sono... Quanto intelligente sono? Che schifo. Non leggo perché sto leggendo attraverso la telecamera. In quale oceano si trova North Sentinel, una delle isole Andamane, in cui gli abitanti non desiderano avere contatti con il resto del mondo? A saperlo vado anch'io. Allora, vabbè, North Sentinel, Andamane. Io, dov'è l'Andamania sarebbe praticamente? La mania di andare. O indiano, allora, o atlantico. No, atlantico li avremmo scoperto. Cioè lo sapremmo dov'è, perché l'oceano atlantico è qua al no, nostro Pacifico, ovest. Enorme. Pacifico, secondo me gli americani avrebbero... Avrebbero sì, avrebbero reso queste isole Andamane una meta turistica. Io mi sento di dire che è qualcosa di asiatico, quindi io mi sento di dire oceano indiano. Oddio, devo starnutire. Il secondo, anche i youtuber starnutiscono. Oceano indiano. Anch'io, io ho fatto un ragionamento molto più ponderato. Nel 2004, dopo lo tsunami, un elicottero indiano in ricognizione fu bersagliato con frecce. Mamma, mi sa che hai risposto, hai visto un'altra domanda. No, la seconda. Questa, ti giuro. Ah. Gli hanno sparato le frecce perché non volevano che venissero. E sapete cosa vi dico?
hanno fatto bene. Ma no, poverini. Fanno bene a rivendicare la loro solitudine. Ah, prossima. Nel 2008 il diavolo orsino, oddio, è inserito tra le specie a rischio per un tumore che sta decimando la popolazione. In quale isola australiana vive? Ciao. Ma perché l'Australia è isola? Australiana nel senso... Io non conosco... No, so, ovviamente so che ha degli arcipelaghi di isole, non però non conosco il nome. Cioè, veramente mi spiace informarvi che non conosco il nome. No, neanche delle io. Isole australiane, cioè... Tasmania. Vabbè. La situazione è talmente grave che se ne teme l'estinzione. Ma il diavolo della Tasmania... Diavolo orsino, è quello! Tasmania, magna, bello. Tasmania. Allora, vedi che ti tengo sveglia, tu vuoi dormire, io ti faccio imparare le cose. Allora, dopo Ibiza, Magaluf. No, scusate, dopo Ibiza, Magaluf. Un'altra località delle Baleari è diventata meta trendy per la movida notturna. Su quale isola si trova? Mallorca o Minorca? No, Mallorca o Minorca. Mallorca, dico. Mallorca. Ma sono troppo acculturata. Predilenta dai turisti nord europei. Tipo Ross, che sono 3 anni che va a Magaluf. Nel 2014 un video sexy girato in paese diventa virale su Instagram. Sì, quando dico video sexy intendono dire video porno. Ma... No, è vero. Quale inaspettato e voluminoso animale ha risalito a nuoto il Tamigi nel 2006? Voluminoso animale risalito. Senza sapere né leggere né scrivere. Non far finta di saperlo. Non lo sai. Ma mi viene a dire un cigno, ma dico un alligatore. Un alligatore. Dico un alligatore. Secondo me un topo. ma ce ne sono migliaia. Lo so. Cos'è? Un cigno. Ma non è vero. Ma cos'è? Il mostro di Loch Ness. Una balena. Una balena. Morì poco dopo, il suo scheletro è conservato al Natural History Museum di Tring. Una balena lunga. No words, veramente. Allora ragazzi, ora della merenda, questa parte la filmo, la rifaccio. Ora della merenda, quello. Merenda centrifugato di sedano. Mamma mia. Questo ragazzi è fondamentale per cosa, diciamolo? Per depurarsi, ma fa schifo. No, è una cosa, adesso io non lo dico per offendere chi me l'ha fatto, ma è immondo. Mia sorella! È immondo, cioè sa di Dado Star, appassito. Non lo so, tipo lasciato fuori con l'acqua piovana. Sa di acqua piovana. Ecco, ci pensavo da un po', ma di cosa sa di acqua? Se io bevessi l'acqua piovana di una puddle, di una pozzanghera, saprebbe di questo. Di questa M. E ora che l'ho quasi finito, per i likes finirò questo. No! Lo so per i likes. Via. Poi sotto c'è un agglomerato, non so se si vede, ma sotto c'è un agglomerato di schifo. Ti prego, fallo. Comunque ovviamente non si insulta il cibo. No, quello però non è cibo, dai, è liquido. Questo è liquame. Ma poi sai, è come se fosse salatissimo perché è concentrato. Sì. Vabbè, è la vostra. Vai, cin cin. Ah, che schifo. Adesso vomita. Oddio. È disgustoso, non vabbè. E io mi domando perché fa queste cose, cioè non l'ha obbligata nessuno eppure lei si mette in queste situazioni. Vabbè. Intanto a me è partita l'Instagram Stories di Tiago perché stavo vedendo le stories. Molto interessante. Ragazzi, farà bene farmi diventare strabella questo coso. Che sicuramente ho bevuto, sarà immediatamente stupenda, meravigliosa. Non l'ho fatta gratis, diciamo. Io adoro il succo al pomodoro, lo sai? Io adoro il succo di pomodoro. È immondo. Non ti piace a te? Io lo adoro. Sai cosa mi piace? Vladimir, un po' di vodka. Comunque abbiamo continuato a rispondere alle domande senza giocare, solo rispondere alle domande così. La Cleo dice che io lo faccio per farmi vedere. Sì, non davanti alla telecamera, cioè proprio in generale lei vuole giocare a Trivial per far vedere quanto è intelligente. Quanto sono, come posso dire, acculturata. Dopo infatti io voglio giocarci con la Leti. Io voglio giocarci con la Leti perché lei si incazza. Chi si incazza? Leti. Perché? Se non sa le robe. Dai. Ma quanto tempo ci sta mettendo? Ah, vabbè, sono le 16:19. Questo vlog lo puoi chiamare La vita segreta di Tom Scleo. Sì, La vita segreta di Tom Scleo. Intanto mi è andato via il rossetto e quindi ho il colore naturale delle mie labbra. Ma allora sì che sei figa.
stupenda, meravigliosa. Guarda che meravigliosamente adesso ti riprendo costantemente. No, perché tanto queste cose non possono andare online. E invece quanto è vero che questa è la vita segreta di Trump. E invece andranno tutte online. Meno ti di Justin Bieber. Siamo in onda. Buonas. Bello. Dillo. Cosa? Buonas. Guarda che non è una cosa segreta, quindi non posso dirla. In questo vlog possiamo dire soltanto segreti. Allora, il segreto che dico io è un segreto che non riguarda del tutto me. Che ma? Bensì, Gloria. La paura, la Gloria. Sto tremando. Il segreto, guarda che me lo metti, Sì. Dai, secondo te. Ho già letto un sacco di segreti oggi, Allora posso dirne uno? Sì. Dai. Dirà che Gloria ha le caviglie grosse, tipo, vabbè, sentiamo. Sì, diciamo che Gloria praticamente ha un problema fisico alquanto imbarazzante. E quello è vero. Praticamente ha le ginocchia molto basse, nel senso che la parte dai piedi alle ginocchia è sproporzionata. E ci siamo rese conto di questa cosa quando un giorno avevo i pantaloni con gli strappi. Un dì. E gli strappi non erano sulle ginocchia, bensì sopra. E queste perché erano... ho delle cosce lunghe. Cioè, questa parte del mio corpo è troppo lunga rispetto a questa. E pensate che pochi mesi dopo Gloria ha detto: comunque, che palle i pantaloni con gli strappi, che schifo. Ah, non li metto più. Ma in realtà sono solo un'ipocrita. Ma di che colore hai le calze, Leti? Grigie. Antracide, grigio. Vuol dire? Grigio con dei... Che bei piedi. Marmo. Questo è per tutti quelli dei fetish, dei piedi. Io ho i piedi bruttissimi, questo è il mio segreto invece. Ah, veramente. Cleo, tu invece cosa ci dici di te? Un tuo segreto? Però... Sì, ma non è un segreto, che segreto. Non lo so, che io vorrei sposare Juno. Anche vorrei. Ma questa è bestialità. Cioè, in inglese si dice bestiality, in Italia non lo so come si dice. No, no, voglio solo quando sposare. Quando vuoi fare le cose sconcio con un animale. No, 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 io voglio solo sposare. Guarda che queste cose non vanno online, veramente. Mica metterete online che ho le gambe storte. Sì, invece, no, non, sì. Non ci penso minimamente. Comunque, non so se prima l'ho detto, mi è in mente una cosa. Quella pianta è vellutata. Sì. Detto. E sono le stelle. È una stella di Natale, Leti. Dai, dici, Leti. No, niente, che quest'anno sono pazza per il velluto e ho comprato. E mica solo te. Tu lo so, ma io. Ma di moda. Te, pensa di aver scoperto la cosa. No, infatti io mi sono provata a prendere da questa moda. Ho preso una giacca di velluto, una salopetta di velluto, dei pantaloni di velluto. E un crop top. Un crop top di velluto e il vestito di velluto di Bershka. Ho tutto il tempo. Cioè, Letizia, veramente sei schiava della moda. Sono schiava del velluto, raga. Sei pazza per il velluto, dai, hai fatto bene, Letizia. Ti rende felice? Sì, tanto, perché è veramente bello. Che bello, ma hai fatto dei belli affari con i saldi? Sì, ho preso dei pantaloni mini fleur. Ma dove? Da Zara. Io amo vloggare perché non vengo mai ritirata. No, adesso dobbiamo giocare a Trivial e la Leti si arrabbierà perché non, perché non sa niente. Che bello essere ignorante, Leti. Comunque... Faccio una faccia ignorante. Oh, comunque, guardate, volevo anche prendere questa tempo, ma era finita. Di velluto. Ma dove? Da Zara. È finita anche in stock. Anche vabbè, in ma cosa te ne fai? Anche sul sito. 9 euro, 9 euro, cazzo, è bellissima. Ma guarda che hai fatto un ragionamento sbagliato. Se compri una cosa perché costa poco, non comprar. È stupenda, però è meravigliosamente unica. Allora, io penso unica. Che sia stupenda, però avendo preso già un sacco di cose di velluto verde. Anche perché l'anno prossimo non andrà più di moda, magari. Infatti ho fatto anche questo ragionamento, però io penso che comunque... Cioè, arriverà Cleo. Comunque era finita, quindi c'è la verità. Tom's Cleo, eccoti. Siete tutti invitati alle lauree di Letizia e Gloria. Non è vero, ragazzi. Sì, siete tutti invitate alle loro lauree. Solo che c'è un problema: quella della Gloria si terrà in Inghilterra. Quindi vedete voi di organizzarvi. Comunque, adesso giochiamo. Non vedo l'ora di batterle. Sei online. Ciao, ragazzi. Sì, cambia faccia. Come dico che è online, dalla sua faccia grumpy passa grumpy così. Cat. Di a tutti la tua dieta. Ah, scusate, hai scolato il tonno? Eh sì. E Nupuok sì, non tutto, non tantissimo, ma sì. L'ho messo 8 volte, che era buonissimo, quando l'avevo pagato non era come perché sai cosa? A me non piace metterlo a, non piace metterlo a pezzi, mi piace che prima lo rompi come se facessi un pai un patè. No. E se è questo che intendi. Stiamo aprendo le pizze. Amore della zia. E le dobbiamo guarnire come più preferiamo. Fatti vedere, fai vedere la tua persona preferita, chi è? Io. E quindi scherzo, ma hai fatto così? Eh sì, io lo
rompo sempre prima. Facciamo vedere questa tecnica. Questa tecnica segreta. Oggi è la giornata dove si sveleranno tutti i segreti di casa Toms. Ma dopo vuoi mettere qualcosa? Trotta, cavallino. Io no, sei dei pomodorini piccoli. Li ho disidratati. Ah, che bello, ma c'hai le carote, dopo le mangi. Li ho disidratati. Ma che scema sei? Allora, li vuoi o non li vuoi? Li vuoi? Li vuoi o non li vuoi? No! Ok. Così impari. Oh, Cleo, tu invece come la guarnisci? Io mi sa che la farò naturale. Margherita un po' bruciata come al tuo solito. Io adoro bruciarla. Però dai, saluto il pubblico del web. Letizia, manda un saluto. Forte il tuo cane. Ore, non so che ore sono. 9 qualcosa. Tipo 9:40. Bene. 9:53. 9 per sogno. 9, come ridendo e scherzando, si sono fatte le 9:50. Stiamo vedendo il contadino cerca moglie su grande offerta di Letizia. Perché io e Gloria non lo seguiamo, ma Letizia non poteva perdersi la finale. Giustamente non possiamo perderci questo trash. Questo grande programma. Giuro, non ci provare a prendere la pizza, Vabbè, comunque stiamo guardando il contadino cerca moglie. Io cerco di vedere che Giuno non prenda la pizza. E intanto mi sto idratando con la mia fantastica, come si chiama questa? Borraccia, tipo borraccia tutta glitterata che ho preso a Milano. È della marca Bando, la adoro. È una marca che tra l'altro non conoscevo, ma fa delle cose bellissime. Comunque mi piace perché mi fa venire più voglia di bere ed è molto comoda. Quindi ora me la dovrò finire tutta entro la serata, perché oggi ho bevuto pochissimo. Giuro, anche tu vuoi bere dalla cosa glitterata? Non puoi! Non puoi! Ho scelto Valentina. Ha scelto la figlia. Il figlio è il prodigo, torna. Io pensavo che invece pensavo che la sua scelta sarebbe ricaduta su Joana. Letizia, cosa ne pensi di questa stagione? Bellissima. Ti ha lasciato un vuoto al cuore adesso che è finita. L'ho adorata veramente. Mi spiace che voi avete visto solo la puntata finale, perché rock and roll. Però è stato bello vedere le scelte, un po' come uomini e donne. No, perché avevo già indovinato tutte, quindi. Ma Letizia, non è vero. Già... Scusate, io non ci credo. Quando andate via io mi guardo uomini e donne over. Gemma Galgani, hashtag 4 settembre. Bene, la Leti e la Gloria se ne sono andate e io sto parlando a bassa voce perché sono tutti a dormire, mentre io sono qui giù sotto in salotto perché ho qua il computer e devo finire di montare un video. E siccome domani devo fare un sacco di cose, a parte di mattina che ho la palestra, Giuno cerca di salire sul divano, a parte la mattina che ho la palestra, poi nel pomeriggio devo fare una cosa bellissima e sono molto felice, anche perché riguarda Planet Art. Tra l'altro mi è venuto in mente adesso, vi devo ringraziare tantissimo, sono troppo felice, anche Luciano è felicissimo, ci siamo sentiti oggi, perché oggi è andato sold out un altro pacchetto di Planet Art. C'erano 3 pacchetti, uno ha fatto sold out quasi subito e oggi ha fatto sold out anche l'altro, quindi manca solo un ultimo pacchetto. Vi lascio qui sotto in descrizione come sempre il link per i biglietti di Planet Art, spero che veniate in tantissimi, già sono sicura che verrete in tantissimi perché 2 sono andati sold out, sono troppo felice, grazie mille veramente veramente di cuore. Comunque adesso veramente mi devo mettere a editare il video del canale principale, quindi vi mando qui la buonanotte, spero che il vlog di oggi vi sia piaciuto nonostante sia stata una giornata comunque così in casa tranquilla con le mie amiche. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.